Ciao a tutti, oggi prepareremo le tagliatelle con crema di gorgonzola e prosciutto. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono tagliatelle, gorgonzola piccante, gorgonzola dolce, formaggio spalmabile, prosciutto cotto, latte, parmigiano grattugiato, sale, pepe, prezzemolo e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il prosciutto che abbiamo tagliato a pezzettini, il formaggio spalmabile, il latte, il pepe. Chiudiamo con il coperchio e il misurino. E azioniamo il bimby per 50 secondi a velocità 5. Riuniamo un po' sul fondo del boccale. Aggiungiamo il gorgonzola dolce. E il gorgonzola piccante. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo cuocere per 5 minuti 80 gradi, velocità 3. La nostra crema di gorgonzola e prosciutto è pronta, trasferiamola in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale, versiamo all'interno l'acqua. Aggiungiamo e il sale. Mi raccomando, non mettete troppo sale perché la crema di gorgonzola e prosciutto è già abbastanza saporita. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e portiamo a ebollizione l'acqua in 7 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungiamo la pasta. La facciamo cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 7 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Se durante la cottura doveste uscire dell'acqua dal foro del coperchio, abbassate la temperatura a 95 gradi. Come potete notare, l'acqua non fuoriuscirà più dal foro. La pasta è cotta, adesso la scoleremo e andremo a condirla con la crema di gorgonzola e prosciutto, e poi la spolverizzeremo col parmigiano e il prezzemolo. Tagliatelle con crema al gorgonzola e prosciutto. Grazie e alla prossima ricetta!